Buongiorno, nuovo video. Oggi video dei terminati. Qui abbiamo il cestone. Qui ho corpo e capelli. Tra l'altro sono tutto macchiato, va bene, devo lavarlo. E qui invece ho tutti i prodotti viso, solo di agosto, che pensavo di non aver terminato niente. Invece, dai, qui e là qualcosa c'è. Come sempre vi ricordo, se questo genere di video vi interessa, vi incuriosisce, vi invito a seguirmi dopo la sigla. Allora, da dove partiamo? Partiamo da capelli, che mi sembra di averne solo due. Allora, uno lo butto, purtroppo è questo, ve l'ho già bocciato, di Balea After Sun, niente, non ho provato a utilizzarlo. Anche come maschera, no, no, ma non mi piace per niente. Questa è una crema dopo sole tremenda, forse non esiste nemmeno. Poi ho terminato una meraviglia che chissà se c'è ancora. Questo balsamo all'aloe di Balea mi piaceva tantissimo, era bello soffice. È un balsamo idratante con aloe vera, però. Sapete che questi piccoli io non li ho più visti? Vabbè, vedremo. Poi, doccia schiuma, ho terminato questo di Edotea. Avevo collaborato tanto tempo fa con Edotea. Questi prodotti li trovo, mi sembra, al Caddis, li ho avvistati. E anche all'Iper. No, scusate, no, non all'Iper. Sì, là è Iper. Iper, la grande I, sì, e sono prodotti secondo me molto validi a un prezzo molto molto piccolo. In particolar modo questo era il bagno dolce particolare, sì, con la malva, era sì, esatto, camomilla e malva, avvolgente, nutriente, molto delicato, molto piacevole, mi è durato parecchio, sono 500 ml, esatto. E una buona parte di prodotti anche bio, quindi insomma un ottimo inci e quindi super consigliato. Così come questo preso da Caddis, ma che ho sentito parecchie parlarne anche forse su altri negozi che magari nella mia città non ci sono. È un brand che ho scoperto per caso quando sono andata al Caddis, di Cora Urban Fit. Io ho trovato, credo, forse solo questa variante che mi è piaciuta da morire, poi adesso mi piacerà ancora di più perché è avvolgente, super cremosa, lava bene, deterge bene delicatamente. Milk e Melon era buonissima, 94% di ingredienti di origine naturale, 400 ml, mi è durata un bel po' perché poi ne basta poco di prodotto e lo utilizzo come sempre. I prodotti li utilizzo da sola. Ma un bel brand che non conoscevo assolutamente, che quindi tornerò a ricomprare. È un brand spagnolo, c'è scritto. Poi eccolo qui, Caddis. Questo mi è piaciuto da morire, me l'avete consigliato voi. Vitamin Cocktail Bronze Shower Gel, bello, energizzante, molto e anche rinfrescante, l'ho trovato molto fresco, un bel gel, facilita e mantiene la bronzatura, probabilmente, chissà, non l'ho notato, cioè non ci ho fatto caso, devo dire la verità. Appena vado per le genovesi, in quel di Sestri Ponente, in via Sestri, c'è Caddis e lo riacquisto sicuramente, anche se sta finendo l'estate, ma non è vero, non sta finendo, per me non finisce. Poi ho terminato questo di Balea, fantastico. È una limited edition estiva, mi è piaciuto molto. Secondo me, come vi ho già detto, li hanno migliorati. Exotic Passion, questo era con come si chiama? Guardate le unghie che devo andarle a fare. Ta-ta-ta, non me lo ricordo. Comunque, frutti esotici. Ah, se c'è scritto qua, che stupida. C'è scritto in un altro. Ah, mango e maracuja. No, vabbè. Buonissimo, buonissimo, buonissimo. Rinfrescante, rinvigorente. Deterge benissimo. Secondo me, sono ottimi. Ottimi. Poi, altro doccia schiuma terminato. Anche questi penso che non ci siano più. Vedo che c'è un po' sul fondo. E lo vado a terminare. Doccia gel all'aloe vera. Sapete che io ho la fissazione dell'aloe vera, ve l'ho confessata in uno degli recenti video. E quindi ho tutto all'aloe vera, oltre ad avere
la casa piena di aloe vera in gel. Gel doccia rinfrescante con aloe vera, bello fresco, idratante, leggero, nel senso che non aggrediva la pelle e soprattutto molto molto lenitivo e rinfrescante. Stupendo, però penso che non ci siano più, ma è una mia idea, eh? È una mia idea, non prendetela per buona. Ultimo doccia schiuma di agosto, terminato da me, Centifoglia. Questo è un brand biologico, doccia delicato. Questo era l'estratto di frangipani, credo. Aspettate, sì, ok, shower gel. Mi è piaciuto da pazzi, da pazzi. Allora, questo me lo sono, l'ho utilizzato metà a casa mia, metà a casa dei miei, perché erano andati, i miei sono andati, ha fatto durante l'estate diversi viaggi, ma nell'ultimo periodo erano andati in Normandia, e quindi io andavo a dormire dal tatto con Antonio, prendevamo tutto e andavamo a dormire dal tatto, e quindi io al mattino faccio, sono proprio abituata a fare la doccia, la facevo nel mio vecchio bagno, tra l'altro, e quindi metà l'ho utilizzata lì e metà l'ho utilizzata a casa, giusto per farvi anche un po' una storia dei prodotti, come li utilizzo, dove li utilizzo. Queste sono le solite scemenze che dico io. Menta dentro, oh, mi manca, quello che ho comprato non mi fa impazzire, vabbè, fa lo stesso. Purtroppo non c'era al Candice, tra l'altro l'avevo preso ma non c'era questo senza alcol. Questo è il mio preferito. Antonio ha preso il Sensitive, quello piccolino, avete visto nel svuota la spesa ticotà, denti e gengive, menta delicata. Non vedo l'ora di finire quello per passare a questo. Ho terminato solo uno in agosto, e beh sì, dai, aloe gel. Infatti ho già aperto l'altro da un po', quello nuovo, perché questo io non lo trovo più tanto, vabbè, fa lo stesso, dai, ormai mi sto abituando a quello nuovo. Aloe gel, dentifricio gengive sensibili, quando posso prendo proprio quello gengive sensibili, perché è quello giusto per me, ecco. Dentifricio, ma cosa dico? Deodorante, mi manca tantissimo questo, perché non che, allora, attenzione, non è che non mi piaccia il Dove che ho comprato, che non è il solito Dove, è un altro, non so se ve l'ho fatto vedere, boh. Questo però, non so, c'è qualcosa che non va. No, non lo so, non sono convintissimo, ma penso anche di averlo comprato altre volte, vabbè. Deolatte delicato, mi piace da morire questo, ragazze, cosa vi devo dire? È invisibile, invece quel Dove che ho comprato non lo è. Quindi, marca male. Ho terminato questo, che meraviglia, lo zuccherino, il sapone liquido lenitivo. Secondo me questo era perfetto per l'estate, aveva un colore azzurro, è un sapone molto leggero, fa una discreta schiuma, a parte che questo mi è durato tutta l'estate, tra un po' quasi, di Bio Boutique La Rosa Canina, per chi non sapesse, è fantastico. Zucchero filato, tutta la linea, vabbè, la amo tutta. Il tonico l'ho comprato tipo 4 volte e mi piace da morire. Questo invece mi era stato inviato, no, forse l'ho comprato io, non me lo ricordo, perché ormai non mi ricordo più cosa mi inviano, cosa compro, perché li compro anche. E stupendo, ora ho da provare Tiramisù come sapone liquido. Questo è davvero molto leggero, quindi bisogna forse applicarne un po' di più, ecco, per avere una consistenza nelle mani un po' più corposa. Ora passiamo al viso. Ho terminato l'acqua di Repole di Fremond, che trovate da Tilotà in particolar modo, ma la trovate probabilmente anche online, non so. Acqua sulfurea termale, stupenda. L'ho fatta provare anche ad Antonio quando nelle giornate più calde, che qui in casa c'era da morire. Infatti ora mi vedete di nuovo sul divano con questa tapparella, tendiamo a non aprirla d'estate, qua, quando fa proprio quel caldo tremendo, per cercare di tenere un po' più al fresco. Quindi finalmente sono tornata con questa, che poi vabbè, non è che si veda molto, però insomma avete capito, sono seduta sul divano, non frontale, perché il divano è ovviamente, vabbè, cosa vi interessa, non si sa. Lenitiva rinfrescante, tantissimo. Questa è una delle mie preferite, me lo devo ricordare per il prossimo anno. Poi, ho terminato dell'acqua alle rose, il gel lavaviso illuminante, che mi portavo dietro dallo scorso anno. Avevo terminato l'acqua micellare bifasica
alla vitamina C, che a me sinceramente è piaciuta. Capisco che fosse un po' particolare, però mi è piaciuta. Poi non l'ho ricomprata perché ne preferisco altre, però mi era piaciuta. Questa invece non l'avevo portata a termine, quindi l'ho terminato adesso. Il gel lavaviso illuminante con vitamina C di Rosa Canina, ottimo, un po' denso, vedo che è rimasto un goccino sul fondo, non so se lo vedete, un po' denso, ma lo dico perché magari ci sono persone che amano cose un po' più, meno dense, insomma. Però funziona molto bene, deterge, energizza la pelle radiosa, sì, una bella linea, anche la maschera, il siero, tutto. Ma forse l'ho terminato, adesso poi vediamo, aspettate, facciamo i detergenti, andiamo un po' in ordine. Ho terminato questo, visto che adesso c'è la versione con scritto vitamina C su Amazon, vediamo se la trovo, ve la lascio. Sto parlando di questo piccolissimo detergente, ne basta una quantità infinitesimale, quindi vi durerà parecchio, per avere una pelle radiosa. È bellissimo, a me piace tanto e quindi ve lo consiglio. Poi, vabbè, queste salviettine le tengo sulla postazione make up, le ho già ricomprate, sono le Speedy Care, c'è scritto struccante, ma io le uso per togliere gli swatches, per dare una pulita veloce sulla make up table, cosa sto dicendo, e basta. Poi, ho terminato questa maschera di SVR, di cui non sento parlare. Mi è piaciuta, è un po' particolare e se avete la pelle forse particolarmente sensibile non è adatta, perché io un pochino sensibile ce l'ho, però devo dire che poi alla fine l'ho anche finita e utilizzata. Antiossidante, vitamina C, è una mousse, quindi fuoriesce, premendo qui usciva come una mousse particolare, quasi scoppiettante, non so spiegarvi bene. E c'è scritto infatti che faceva un micro peeling alla pelle, antirughe, e donava una grande luminosità. L'ho terminata, mi va via la voce, l'ho terminata e basta, insomma, adesso non la sto a ricomprare perché ho mille maschere viso. Questa invece ho già guardato perché la vorrei ricomprare. Di Belief, che è un brand che amo tantissimo, che trovate ad esempio anche da Sephora. Ho terminato questa taglia deluxe della Sleeping Mask, stupenda, in quelle giornate calde l'ho finita, insomma, si chiama Aqua Bomb Sleeping Mask e non c'è più niente, però qua c'è un piccolo residuo, era un gel super rinfrescante, idratante al massimo, che andavo a stendere alla sera, la facevo assorbire e si assorbiva quasi tutta. Quella che non si assorbiva la picchiettavo o la andavo proprio a stendere a mo' di maschera di crema, oppure con una salvietta rimuovevo l'eccesso. Top, mi è piaciuta tantissimo. Poi dunque, allora ho terminato questo sul viso, sto parlando dell'erbolario, non è un prodotto cattivo ma non abbiamo tanto legato, uno struccante bifasico rigenerante, i colori dell'orto, sicuramente un ottimo prodotto di qualità, ecco, però per me sugli occhi non era tanto indicato e quindi l'ho terminato sul viso, quindi come un'acqua bifasica micellare e basta, ovviamente non lo vado a ricomprare. Ho terminato questa di Clinians, questa mousse, secondo me antietà, al collagene, antirughe, qui dice collagene estratto di melograno, mi è piaciuta, detergeva bene, era forse un po' più piccola rispetto alle classiche, mi sembrava un po' più piccolina, 150 ml, carina, gli diamo anche un bel voto, però adesso non la ricompro, diciamo che non rientra nelle mie top mousse da riacquistare, come ad esempio quella di Eteria, quella di Clarence, ne ho diverse che amo, però devo dire mi sono trovata bene, l'ho trovata, era da finire, cioè adesso ne sto usando un'altra, però questa ho visto che era da finire, quindi l'ho portata a termine, l'avevo comprata l'anno scorso mi sembra, e comunque sì, mi è piaciuta e mi sono trovata bene. Bah, questa, che di cosa vogliamo dire di questo prodotto, sto dicendo di questa maschera Darfan, questa meravigliosa Lumiere Essentielle
démaquillons, micellaires, illuminateurs. Vabbè, rido un po' del mio francese ridicolo che non so. Illuminating micellar cleanser, stupenda. Un gel detergente fresco, leggero. Non mi sono dimenticata di parlarvene così come di altri, perché li ho posizionati, vabbè, storia lunga, nel video dei top detergenti per l'estate. Questa rientrava benissimo, così come anche quello di Dute, mi sono dimenticata di inserire, e anche quello di Clinians, con lo gel, insomma, vabbè, detergente. Vabbè, fa lo stesso. Meravigliosa, molto delicata, lasciava la pelle per niente secca, luminosa, verissimo. Bella, un bel prodotto che potrai ricomprare sicuramente. Poi abbiamo maschere, vediamo un po', facciamo tutte le maschere e poi passiamo a sieri e quant'altro. Dunque, allora abbiamo questa di Balea, la vitamina C, che devo dire mi piace. Aspettate che riesco a capire se... Ok, questa di Balea, la vitamina C, ne ho diverse, è carina. Preferisco quella di Garnier, la vitamina C, però comunque non è male, anzi no, mi piace. È una maschera rivitalizzante, illuminante e idratante. Poi questa è pazzesca, di Current Body, da utilizzare anche senza, però insomma io ovviamente l'ho abbinata alla maschera LED, che è pazzesca, ve ne parlerò nei trattamenti anti-età i più efficaci, perché esistono trattamenti antietà più efficaci di altri, sì, non significa che quelli che abbiamo in casa noi li buttiamo via, però ho già fatto un video del genere, prodotti che funzionano molto bene, che siano low cost o non low cost, perché poi non vuol dire quello. Comunque questa maschera in hydrogel pazzesca, un po' particolare, l'avete vista forse in un video, è divisa in due parti, cioè particolare perché forse non le ho mai utilizzate proprio così. Un po' una maschera di un certo tipo, funziona alla grande, così come la maschera LED, che vi invito proprio a provarla se avete occasione. Poi la Garnier Skin Active Hydra Bomb, anche questa mi piace, la Moisture Bomb. Questa è quella che è super idratante, questa contiene l'aloe vera. Ma va, davvero ti piace, Sara? Strano, non l'avrei mai detto. La mia Doposole amatissima, che insomma ne ho comprate forse due pacchi, quindi 3 più 3, 6, devo averne ancora qualcuna. Se vado ancora un po' al mare, perché no? Perché no? Speriamo in un settembre bello. Beh, questa è fantastica, fantastica. Tra quelle che ho, poi ne ho scoperte altre, perché io in casa, nel mio bagno, ho un armadio a mura, non so se l'avete mai visto, dentro c'è il mondo. Più che altro di maschere, lì tengo molte maschere perché poi tutto il resto è sotto nel mobile del bagno. Ne ho trovato. Ovviamente se non c'è una chiamata, una mia amica. Aspettate. Rieccomi, era una mia carissima amica. Allora, dicevamo, va bene, questa top. Ho fatto poi questa che ho trovato per puro caso al Carrefour, per le genovesi, quello in via Cesarea, sì, in centro, che mi piace tanto quel Carrefour, perché ha delle cose un po' diverse. E questa l'ho provata, mi è piaciuta. Allora, era non troppo imbevuta, è giusto, ma non asciutta, assolutamente no. L'ho pagata, mi sembra 1,45 euro se non erro. Comunque è proprio del marchio, penso Carrefour. Aspettate che controllo. La fanno a Madrid, sì, centro commerciale Carrefour di Madrid. Vabbè, comunque insomma, era una maschera viso illuminante in tessuto con essenza di cranberry, come c'è scritto qui. L'ho trovata molto molto carina, quindi potrei anche ricomprarla sempre che io la trovi. Poi andiamo avanti. Ah, ho finito due ampolle. Sì, allora queste di Catrice mi sono piaciute tantissimo. Vedete, a volte spendiamo poco e otteniamo molto. Queste sono quelle glow, sono delle ampolle, erano
1, 2, 3, 4, 5, sì, in vetro, e 5 day, infatti, ampolle, Threat Treatment, 12% di vitamina C, un effetto notevole, contenevano però anche acido ialuronico, mi sembra di aver letto, e mi sono piaciute tantissimo. Non stavo sentendo che deve arrivare Antonio. Poi ho terminato queste di Diego Dalla Palma, avevo comprato sempre di Diego Dalla Palma anche quelle, come si dice, alla vitamina C, quelle gialle, insomma, queste appunto le ho terminate, mi sono piaciute molto. Queste invece sono in plastica rigida, ce n'è più di anche una, e anche queste mi sono piaciute, io le adoro le ampolle, proprio come aggiunta. Soprattutto di idratazione, ho dei capelli oggi che non so più come metterli. Queste erano con acido ialuronico 3D al 6%, ve lo faccio vedere magari un po' più da vicino. Mi sono piaciute particolarmente, ma anche quella alla vitamina C, ho trovato proprio la pelle più rimpolpata, che è la cosa che mi piace tanto, perché andando in là con gli anni si perde tutto, compattezza, elasticità, va bene, insomma, quindi più e anche un'azione filler riempitiva delle micro linee d'espressione, delle micro rughe, buone e non costano molto. SPF, questo è uno dei miei preferitissimi, Kiehl's, dovete provarlo, ha una texture stupenda, abbastanza leggera, bella idratante, giallina, è un prodotto stupendo. SPF 50 ovviamente, ultralight daily UV defense, anti pollution, quindi anti inquinamento, stupendo, ovviamente lo ricomprerò, ora ne ho un po' da smaltire. Poi, quindi in agosto ho terminato, sì, quello, forse c'era qualche solare, vabbè, poi vi farò un video dopo. Ho terminato questo di Kanebo Sensai, che mi aveva regalato la mano. Questo si chiama aspettate, relaxing, vabbè, quella cosa lì, broom. Allora, uno dice vabbè, questo affaretto qui cosa farà mai? Allora, meraviglioso, cioè uno magari pensa basta, non ce n'è più. Era un tonico, forse anche qualcosa di più di un tonico, ma super super idratante, rimpolpante. Mi è piaciuto da impazzire, quindi chissà se, chissà quanto costa, chissà com'è. Poi altri tonici non ne ho terminato, sieri, allora Clinias 2 ne ho terminati, questa è la vitamina C, mi è piaciuto, ce n'è un po' ai lati, ai bordi, 30 ml, molto cremoso, un po' pesantino forse, però mi è piaciuto. E ecco, c'è ancora un goccio e non lo ricompro perché non rientra nelle mie top, nei miei top sieri alla base di vitamina C, però comunque mi è piaciuto, l'ho utilizzato con estremo piacere, così come questo, pelle perfetta, questo è con la niacinamide, il siero concentrato niacinamide 4%, secondo me questo è un ottimo siero che va veramente a uniformare la grana della pelle, ha questo tipo di dispenser, quindi anche questo molto pratico, ce n'è ancora un goccio, è cremosino ma molto leggero, non come l'altro. Ecco, ho terminato dei miei top di gamma, ovvero abbiamo il Bionique, stupendo, ne avevo più pochissimo e poi ho detto Sara, lo devi portare a termine, Defense Boost, fortifica la pelle, la rende più idratata, più rimpolpata, più bella, è un concentrato fortificante e stupendo, con acido ialuronico e prebiotici, funzionava in questo modo, si prelevava e ce n'è ancora, qui non ce n'è più. Qui è rimasto un goccio nella pipetta, quindi ve lo faccio vedere. E un siero stupendo, uno dei migliori a base di acido ialuronico. Questo poi mi aveva un po' stancato, io l'ho amato tanto, questo di Biotherm, acqua
Bounce, si chiama Super Concentrate, Life Plankton più acqua, più glicerina, più acido ialuronico. Ecco, ve lo faccio vedere da vicino. Ultimamente mi aveva un po' stancato perché me lo portavo dietro da un po', però insomma l'ho amato moltissimo. Un gel, un siero gel, viso, collo e décolleté, l'ho concentrato molto sul décolleté per portarlo a termine. Comunque sempre un ottimo prodotto. Sapete, magari dopo tanto che... Questo no, questo non lo compro più, pesante, me l'avete detto anche voi, siero più crema di in base di vitamina C, l'ho finito, però basta, non, anche questo non ce n'è più, finito, sembra che ce ne sia ma non ce n'è, comunque era così. Allora all'inizio certo l'avevo preso che era primavera, quindi insomma ero entusiasta, poi in estate un po' più pesante, però va bene, comunque so. Vediamo se c'è qualche altro prodotto un po'... Allora, questo mi aveva un po' stancato, cioè, non questo, la crema viso di Natura... come si chiama? Natura Estonica? Aiuto, no, no, cosa sto dicendo? Natura Siberica, sto impazzendo, che avevo terminato il mese scorso. Questo alla fine poi l'ho di nuovo riamato, insomma amore odio, no, odio no, è un siero stupendo che secondo me fa tanto, costa poco ma secondo me questo fa. Ho avuto un po' varie fasi, ecco, sapete quando un po' io mi annoio, sono una persona che si annoia, ho bisogno di, no? Di cambiare, no? Di comunque no, secondo me invece era proprio ottimo, vabbè, questo ottimo, il top. Questo 3 mesi di Pao, ma si cioè ce l'ho fatta io che ho tanti prodotti, ce la fate anche voi. Questo è un siero notte a base di vitamina C, molto potente, molto efficace, di quelli Garnier il migliore. Se dovete comprare un Garnier comprate lui, ma ve l'ho già detto. Sempre di Garnier Ambre Soleil in questo caso, ho terminato questo Natural Bronzer che avevo comprato su Lookfantastic se non erro, e mi è piaciuto molto, non era eccessivamente, non è il mio preferito rimane penso quello di Clarence, sapete che io lo utilizzo per far durare un po' di più la bronzatura, però devo dire che secondo me ha funzionato abbastanza bene, dai, tutto sommato io sono un po' esigente con gli autoabbronzanti, ne uso poco ma pochi volevo dire, eccolo qua, vitamina C della Acqua alle Rose, un buon prodotto, 30 ml, non il mio preferito, non tra i miei 5 preferiti, però comunque secondo me un concentrato attivo, vitamina C di Rosa Canina, comunque un'ottima linea, ne abbiamo già parlato altre volte, anche l'anno scorso, anche questo secondo me comunque da provare, quantomeno da provare. Questo invece mi aveva un po' stancato di Theology perché ne avevo 2 o 3, e vitamina C infusion, un ottimo prodotto, non sto dicendo che non lo sia, della linea Glow, però anche questo insomma l'ho finito, era anche questo un po' cremosino, sì, però funzionava molto bene, va detto. Abbiamo di Lab Care la mia vitamina C, questa sì che funziona, meravigliosa, super vitamin C, meravigliosa vitamina C di Lab Care, se non l'avete provata, provatela. Poi ho altre vitamina C, dai, questa sì, carina, di Kenzi, l'avevo comprata su Amazon l'anno scorso, l'ho finita quest'anno, Face Serum, sì, no, era abbastanza valida, però non la ricompro. Questa era ottima, Transparent Lab, la trovate su Niche Beauty Lab, costa mi sembra $19.90, Super C Serum, davvero un siero pazzesco, pazzesco, ma ce ne sono anche altri che sto usando, sempre forse che avevo preso su quel sito, e veramente di grande, grande qualità, dovrebbe vendersi ancora, sì, sì, sicuramente, e ovviamente vasetto scuro, perché così preserva al meglio la vitamina C. Ho terminato questo in vacanza, calendula, il tonico alla calendula di Kiehl's in taglia deluxe, stupendo, si riconferma un tonico meraviglioso.
Ho terminato dell'erboristica della linea Illumia che avevo comprato lo scorso anno, questo siero viso antimacchie, molto buono secondo me, non so se al pari di quello, non saprei dirvi, ma mi viene da dire di no, ma comunque è un ottimo prodotto da provare, illuminante, uniformante rispetto a quello di Caudalie, vabbè, io ho questa preferenza, però uno comunque le prova e vede. Questo non mi ha detto granché, di Beauty Drops, preso sempre su Niche Beauty Lab, acido ialuronico e vitamina E. C'era scritto anche, avevo letto, che era autoabbronzante, ma non so, non ho capito molto bene. Comunque un siero molto strano, molto particolare, l'ho usato molto sul collo e décolleté. E ho terminato una taglia piccolina di della mia amata di Clinique, la Moisture Surge, che si riconferma un prodotto pazzesco, anche da utilizzare tipo alla sera, fare una bella maschera alla sera, una sorta di maschera, poi non è una maschera, è una crema, però stupendo. E anche qui abbiamo finito. Questo è tutto, spero di non avervi annoiato, spero che il trucco non si sia sbavato. Ok, soliti capelli da pazza. Mi sistemo un attimo e via. Mi raccomando, come al solito, iscrivetevi al canale, che mi dimentico di dirlo ormai da secoli seculorum. Lasciate un mi piace se siete arrivati fino qui e scrivete un vostro commento. Baci e al prossimo video. Ciao!